Tutti oggi conoscono Taormina come località turistica balneare, tuttavia la scoperta del mare è una scoperta molto recente. In realtà l'origine turistica di Taormina risale alla seconda metà dell'Ottocento. Taormina era stata scoperta dai grandi viaggiatori, soprattutto tedeschi, inglesi, francesi, perché aveva una storia un po' particolare. Agli inizi del IV secolo avanti Cristo, Naxos, la prima colonia greca di Sicilia, fu distrutta, fu messa a ferro e fuoco e i profughi, nell'arco di alcuni decenni, decisero di ritirarsi sulla collina a 250 metri sul livello del mare, perché considerato più sicuro, ma perché era già un insediamento pre-greco. Da quel momento inizia una grande storia importante in tutta l'antichità, durante il periodo romano, ma anche nei secoli successivi. I bizantini, gli arabi, i normanni hanno qui lasciato delle tracce indelebili. Questo successo di Taormina va avanti fino a circa il 1500. Poi nel 500 c'è una sorta di apice che però prefigura un decadimento dei secoli successivi. Questo probabilmente è dovuto a una serie di colture agricole che qui erano molto importanti. Per esempio, questa è una zona di produzione dello zucchero. Con la scoperta dall'America lo zucchero diventa una produzione non più economicamente importante, ma probabilmente anche dal punto di vista commerciale Taormina cominciava a perdere la sua centralità. Dopo il 500 c'è questo periodo di decadimento. A metà dell'Ottocento Taormina forse è raggiunta al suo culmine di una crisi demografica, economica, probabilmente anche una crisi culturale. Per quei paradossi inspiegabili della storia è proprio a metà dell'Ottocento che arrivano qui quegli stranieri, quei personaggi importanti del mondo dell'arte, della cultura, che hanno ritrovato un nuovo interesse per questa città che da quel momento è rinata, sorsero i primi alberghi e dopodiché c'è stato il lancio di Taormina. A Taormina sono arrivati una serie di grandi viaggiatori, da Maupassant a Riedesel, il più importante dei quali è certamente Goethe, che nella seconda metà del Settecento, concludendo quasi il suo viaggio in Italia, arrivò a Taormina, scrisse alcune delle pagine tra le più importanti di descrizione della città. E anche Goethe, sedendosi sulla parte più alta delle gradinate del teatro, disse: questo è uno dei luoghi più belli del mondo. Il decollo invece del turismo vero e proprio, cioè quello della seconda metà dell'Ottocento, ha visto personaggi del mondo dell'arte, pittori, scultori, i quali sono venuti qui cercando la cultura e l'architettura greca. A quel tempo la Grecia era impraticabile perché era ancora sotto il dominio ottomano e questa era una delle possibilità di accostarsi a quel mondo attraverso una delle emergenze della Magna Grecia. Taormina fu invasa da una serie di personaggi importanti, il cui elenco è infinito e che hanno un po' costituito uno dei percorsi della storia recente della città. Il cinema Taormina arriva molto presto. Il primo film che fu girato qui è del 1919, tratto da un romanzo inglese, Il richiamo del sangue, scritto da Hitchens. Poi Taormina ha costituito il set di moltissima cinematografia italiana. Un film di Antonioni, L'avventura, si conclude al San Domenico di Taormina, ma anche di cinematografia tedesca. La rassegna cinematografica, il Festival del Cinema, che iniziò prima a Messina, poi si spostò a Taormina. Eravamo proprio negli anni 50 e quindi si voleva incentivare un turismo balneare. La rassegna cinematografica fu collocata proprio nel mese di luglio perché a quel tempo in estate a Taormina il turismo non esisteva. Nel mese di agosto gli alberghi erano completamente chiusi e il turismo fondamentalmente era presente durante la stagione invernale. Della rassegna cinematografica è stato un grande elemento di promozione della località dal punto di vista estivo e balneare. Alla fine degli anni 60 il turismo a Taormina ha avuto un cambiamento totale.